Benvenuti al corso di aggiornamento Novità di After Effects CC 2017. Il corso copre le novità e gli aggiornamenti arrivati nelle versioni CC 2015.3, CC 2017, CC 2017.2, l'ultima di aprile 2017. Tra le novità più importanti, scopriremo il nuovo meccanismo di lavoro del grafica essenziale per creare modelli di titolazioni per altri utenti di After Effects, o per facilitare il lavoro dei montatori in Premiere. Il nuovo effetto riduzione sfocatura mosso da videocamera ci permetterà di recuperare delle riprese che sembravano inutilizzabili. Il nuovo motore di rendering basato sul Cinema 4D dà a tutti la possibilità di sfruttare estrusioni, riflessi e oggetti 3D modellati in Cinema 4D. Ci occuperemo anche delle migliorie per l'interfaccia e per la performance. Ad esempio, l'uso dei nuovi marcatori colorati, il pannello degli oscilloscopi Lumetri, la velocizzazione sia per la creazione delle maschere, sia per l'uso di effetti che utilizzano altri livelli. Infine daremo un'occhiata a qualche novità del Character Animator e come quest'ultimo si integri più facilmente all'interno di After Effects. Io sono Emanuele Ravera, Adobe Certified Instructor. Vi attendo alla prima lezione per iniziare il percorso sugli aggiornamenti di After Effects CC 2017.